È uscito l'altro trailer e ormai non ci tiene più nessuno. Benvenuti su Watchmen Italia per una top 10, 10 predizioni per il film Avengers Endgame. What are you doing here? Disappointing my kids. Supposed to go water skiing. Ma prima di cominciare, ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi, altrimenti Avengers Endgame farà cacare, ok? Diamo un'occhiata a teorie e possibili predizioni di eventi chiave nel film che tre quarti del mondo aspetta con ansia infinita e il restante quarto no, ma lo vedrà comunque. Chiaramente, spoiler. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan and that way it might be really good. Wow. Alla numero 10, un cameo di qualche ex Fox magari? I might play a role in this madness. Qualche mesetto fa la Disney ha fatto gnam con la 20th Century Fox, sborsando giusto due spicci, 52 miliardi e impossessandosene. Perciò che succede? Beh, che tutti gli eroi Fox, ossia X-Men, Deadpool e company, ora sono pronti lì nei box con gli artigli affilati e battute da imbecilli pronte in canna a far parte dell'MCU. Non vedono l'ora, e anche se l'accordo deve essere un pochino rivisto in alcune parti e in molti hanno detto no, nessuno di questi almeno nei prossimi 5 anni, beh, almeno uno piccolo piccolo. Come cameo, magari in Avengers, nella scena post-credit, magari. Silver Surfer potrebbe essere il candidato principale, ma anche uno Wolverine, tanto per gradire, dai. My people called it Galactus, the devourer of worlds. Alla numero 9, Hulk spaccherà. Sì, beh, in generale fa quello e solo quello di natura, perciò non risulta difficile immaginare e ipotizzare che la montagna verde che ha come catchphrase Hulk spacca, spaccherà, discreti culi anche direi, per quanti non ne ha spaccati in Infinity War. Perché sì, Banner si è divertito nella Hulkbuster, pigliando a ceffoni quattro coglioni senza riuscire a far nulla di veramente importante, però. Sta lì con la sua testa sovrapposta all'armatura con effetti speciali personalmente discutibili ed è anche comprensibile che Hulk non volesse spaccare, visto quanto tanto se l'avesse spaccato con una manata. Ma la cosa non può durare all'infinito. Su, qualcosa dovrà pur motivare il nostro gigante verde a picchiare di nuovo. E alla numero 8, Occhio di Falco sarà super figo. Clearly retirement doesn't suit you. You got tired of shooting golf? Well, I played 18, shot 18. Just can't seem to miss. Non sbaglia mai, è super preciso. Ciò fa di lui un vero Avenger. L'avete visto quando si tira giù il cappuccio nel teaser di Endgame? Che faccia da qualcuno a cui non bisogna far girare le palle abbia? In Infinity War, Barton si è sentita la sua mancanza. Con una freccia ben assestata, scommetto che avrebbe cambiato il destino dell'intero universo. E ora tornerà, lo sappiamo. Più pazzo che mai. E quando scoprirà con buona probabilità che la sua famiglia è diventata sabbiolina marrone, allora saranno c***o per tutti. Last project. E alla numero 7, la gemma del tempo farà un sacco di casino. Best not to walk the streets wearing an infinity stone. A what? You might have a gift for the mystic arts, but you still have much to learn. Le gemme in generale hanno fatto un gran casino, ma quella del tempo butterà su il putiferio. Ricordate di quando Visione pensava di essersela cavata crepando e invece Thanos gli fa: oh, Visio, quando pensi di andartene? Manda indietro il tempo e lo riporta in vita per riammazzarlo di nuovo. Ecco, quello era solo un assaggio. Ed è per questo che in molti pensano possa essere alla base di un piano per salvare i nostri eroi dalla morte, buttando nel gioco il regno quantico visto in Ant-Man, Captain Marvel e creando un delirio di viaggi spazio-temporali che probabilmente rischierebbe di diventare un cazzatone di prima categoria, ma se è l'unica possibilità, tanto vale provarci. When I'm done, half of humanity will still exist. E alla numero 6, i Big Three non rimarranno i soliti. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. Esatto, e non parlo di LeBron, Wade e Bosch quando giocavano ai Miami Heat, ma degli altri supereroi, pronti a sostituire la nostra classica e intoccabile eroica trinità. La formazione a tridente Valhalla America e Robottoni Tamarri, composta da Thor, Cap e Iron Man. Sappiamo che il film segnerà la fine della fase 3 e di un'era anche. Alcuni attori se ne andranno, perciò è naturale pensare che i volti da copertina diventeranno altri a fine film. T'Challa al posto del Cap, magari? Spidey al posto di Iron Man, visto che Tony in pratica gli fa da mentore, potrebbe essere anche il cambio più scontato, e magari... I just wanted to be like you.
and I wanted you to be better. Doc Strange per Thor? Mistico per mistico, ma intelligenza per forza bruta, chi lo sa? Lo spero, perché un pochino di cambiamento sinceramente ci sta. E alla numero 5, qualcuno però morto ci rimarrà. Questa disdetta dell'essere morti potrebbe rivelarsi definitiva per qualcuno. Sì, lo so che è terribile per eroi abituati a 3 resurrezioni giornaliere più una il fine settimana, ma bisogna anche essere dei supereroi che ti fanno guadagnare un po' di soldi per restare vivi, e quindi Spidey e Star-Lord praticamente lo sono già. Inizierei invece a preoccuparmi se fossi morto prima dello schiocco, tipo Loki o Gamora, boh, il Por Visione, il più sfigato del mondo. Ci scommetto che confermerà la sua sfiga colossale rimanendo morto. E alla numero 4 sarà forse la fine degli Avengers originali? Si sono stufati anche loro di salvare il benedetto universo ogni 2 ore, e tra l'altro Chris Evans è a fine contratto e Robert Downey Jr. ha palesemente espresso il suo desiderio di uscire dalla saga MCU. Perciò sarà un caso che siano sopravvissuti tra tutti proprio loro, gli Avengers originali? E che magari, mentre gli altri risorgono, ci fanno la sorpresina e ci potano uno o due dei big? Staremo a vedere, ma secondo me chi si aspetta che tutto si concluda a risate e pacche sulle spalle si sbaglia di grosso. Signori, Evans vuole smettere. Che facciamo? Castiamo un altro cap? Non penso proprio. Meglio farlo morire. E alla numero 3, Nebula che spaccherà con il guanto dell'infinito. I will help them by killing Thanos. Esatto, la sorellina che non si fila mai nessuno. Quella blu. Quella che, ora che quella verde è stata seccata da Paparino e probabilmente ci rimarrà seccata, prenderà un pochino il ruolo di figlia di Thanos importante dal punto di vista della sceneggiatura. Nel fumetto, signori, è una certa. Butta su il delirio. Prende il guanto per sé, Thanos si deve alleare con mezzo mondo per ripigliargli. È una roba assurda. Nel film, niente. Ne dubito in vero. E se otterrà l'illimitato potere? Molti sostengono ci farà la puzzona e sarà l'ora di buttare in scena anche Adam Warlock. Ma io dico, potrebbe esserci un colpaccio di scena in cui Nebula, antieroina per eccellenza, userà il guanto per provare a annientare il papà dal mento più viola dell'universo. I think I shall call him Adam. E la numero 2, forse i nostri cari eroi sono nella gemma dell'anima? Signori, non prendiamoci in giro, come già detto, i morti ritornano, a meno che ovviamente la Marvel non progetti di non guadagnare nulla per i prossimi 20 anni andando avanti solo con una saga di 19 film sulla vita di Occhio di Falco, perciò i nostri da qualche parte devono essere. Ebbene, secondo una teoria che va per la maggiore, i nostri non sarebbero polverina marrone ormai dissolti, ma sarebbero intrappolati nella gemma dell'anima, in una dimensione alternativa nella quale Gamora e Adam sono stati nel fumetto, e potrebbe essere l'unico modo per risolverla con dignità la faccenda, perché in effetti l'escamotaggio teorizzato della gemma del tempo mi sa un pochino tanto di sfere del drago di Dragon Ball. E alla numero 1, stavolta mireranno alla testa. E sarà Iron Man a lanciare il colpo finale al 100%, ci scommetto tutto. E stavolta, al posto di fare come quel coglionotto del biondino divino, come giustamente suggerisce Thanos, mireranno alla testa per accopparlo una volta per tutte. E chiaramente, essendo la Marvel, Disney e anche un pochino buonista, ci riusciranno. Sperare in un finale in cui vince il cattivo sarebbe veramente troppo da chiedere. Con Tony rimasto da spalla a Strange, con un bel piano anche in mente, chi meglio di lui per tirare il colpo finale dell'uomo che ha un po' iniziato tutta quanta, no? La faccenda degli Avengers. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Allora, piaciuta questa lista di teorie e predizioni che ovviamente, essendo fatte da me, non se ne realizzerà neanche una come al solito? Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate succederà ai nostri eroi o anche cosa vi aspettate da questa pellicola, se magari pensate farà schifissimo oppure sarà super stupenda. Mi raccomando, guardate anche questi altri video a tema supereroi, cinecomiche, fumetti e iscrivetevi a WatchMojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10.